Allora, moglie viene cacciata di casa, ciò che succederà ti colpirà molto. Sei pesante, non ti... Oh no, di nuovo Vegas Jones. No, non ti sopporto più, basta. Te ne devi andare, basta. Basta, vivere con te è diventato un incubo. Pietro, ti prego, possiamo risolverlo. Ma fatto? Sono 15 anni che ti sopporto. Continui a dirmi cosa devo fare se non lo... Ma cosa stai leggendo? Da dove stai guardando? Ma che modo di recitare è? Ma poi zero cioè, questi passano da un estremo all'altro. Cioè, chi tipo con la bocca sembra che c'ha la sindrome di Tourette? E poi chi tipo è proprio zero espressione? Cioè, gli muore uno davanti? Ma, cioè... Lo faccio ti lamenti, mi dai... Ma poi cosa sta leggendo? Cos'è? Tormento, basta. Ma... Impara le battute. Fine. Gianluca, fai ragionare tuo padre, digli qualcosa. Mamma, papà ha ragione. Cosa? Ti è inviato, zio, ma quando c'hai 14 anni? Hai perso tutti i capelli, madonna. Sei opprimente, sempre con il fiato sul collo, a dirci quello che dobbiamo fare. Cosa devo mangiare, devo studiare, attento alla casa. Basta. Se non ti sopportiamo più è colpa tua. No. Hai sentito? Anche tuo figlio non vuole che vivi più qui. E sai perché? Perché sei soffocante. No, io non vi soffoco. Ma servono delle regole per imparare i propri doveri. Vabbè, attenzione, vediamo che regole, un attimo. E chi ci tiene te lo insegna. Vabbè, secondo questo punto di vista, allora... Non posso dirlo. Stavo per citare persone morte tanti anni fa. Giustamente anche. Qualcuno lo capirà, ma allora sto zitto che sennò mi bannano. Comunque, se quello che volete va bene. Dai! Me ne vado. Oh, là, finalmente. Vai tranquilla, ce la caveremo benissimo anche senza di te. No, ma si vede? Vai. Ma gli hai dato calcio nella, un calcio nella valigia? Che Chad, lo zio. Già si vede come ve la cavate bene, eh? Madonna. Papà, perché non hai lavato la mia camicia? Mi sono dimenticato di fare la lavatrice. Si vede. La discarica. No, l'ho guardato ieri. Adesso che mi metto? Non c'ho più niente di pulito. Ascolta, se ti serve una camicia pulita, prenditela, lavi, no? Ma scusatemi un attimo, questo video vorrebbe insegnarci un piccolo messaggio, diciamo, sottinteso. Che un uomo senza una donna non si lava i vestiti ed è una persona di... No, perché se è così lo sto per chiudere sto video, eh? Cioè... E questo è il bello di vivere da soli. Facciamo quello che vogliamo quando ci pare, senza... Però è vero. È vero. Senza nessuno che ci obblighi, senza nessuno che ci dia regole. Invece di stare tutto il giorno seduto, perché non provi a dare una pulita? Guarda che schifo. Perché invece non stai qui con me? Ci facciamo una bella partitina, no? Dai! Non posso, devo studiare. Abbiamo già giocato abbastanza e sono stato bocciato all'esame. Dio pera. Guarda, io non sono come tua madre. Io non ti faccio la ramanzina. Ma... si vede! L'hanno bocciato! Non me ne frega niente. Mm? Dai, prendi due birre dal frigo. Ci ordiniamo una bella pizza, no? Sono 3 giorni che mangiamo pizza. Vabbè, non c'è niente di male, è buonissima. Io la mangerei per tutta la settimana. Perché non cuciniamo qualcosa? Cucinare. Cucinare è roba da donne. Cosa? Cosa? Vediamo qualcosa. Cucinare. Cucinare è roba da donne. Ok. Vabbè. Abbassa il volume che devo studiare, grazie. Ascolta, hai finito di dirmi cosa devo fare? Già ho cacciato tua madre perché era opprimente. Ti ci metti anche tu? Eh? Ma che tatuaggio è, stay free? Boh. Fila in camera. Che schifo. Ma sta dormendo sul pacco dei biscotti. Papà. Questo non significa essere opprimenti. Comunque fatti i capelli, zio, eh? Significa tenerci. Gianluca, che ci fai qui? È successo qualcosa? No! Ciao, mamma. Ti disturbo? No, no. Comunque notare come sia la stessa casa, ma è fuori. Boh. Sono solo sorprese di vederti. Mi sei mancata. Stai portando fuori la spazzatura? Lascia, faccio io. Come mai? Non mi hai mai voluto aiutare. Cioè, guarda che capelli, ma c'hai i buchi qua. Ma che ha fatto? Hai ragione. Io ho capito che servono delle regole per imparare a fare dei doveri. E soprattutto la disciplina, zio, la disciplina. Devi impararle a fare queste robe, sennò poi quando te ne vai a vivere da solo, chi pulisce? Miri? No, non è la tua di fidanzata, mi spiace. E chi ci tiene te le insegna. Sono felice che tu l'abbia capito. Dai.
Questo è il tuo nuovo appartamento? No, è sempre lo stesso in realtà. Eh sì, è molto accogliente. Mi trovo bene. Dai. Entra, entra. Fammi vedere com'è. Fammi vedere com'è, entra. Vuoto. Tu pensi che potresti perdonarmi? Boh, sei suo figlio, zio. Mica l'hai ammazzata, cioè. Nel caso ci sarebbe posto per me. Ma certo, tesoro, che ti perdono. Queste le butto dopo. Che ne dici se torniamo in casa e ordiniamo una pizza? Dai! Mamma, ti prego, basta, basta pizza. Esatto. Non ne posso più. Perché non cuciniamo qualcosa di buono insieme? Dai, vabbè. Tipo una pizza. Andiamo. Butto la spazzatura e arrivo. Scioccata, cioè. Ma la differenziata la fate almeno? Condividere i doveri non significa essere opprimenti, ma... Ciao, ma veramente sei stato adottato? Tu lascia like e iscriviti, nel dubbio adesso scopri di che cosa si sta parlando. Qualcuno di quelli più vecchi, leggendari, che mi segue da tanto, scrivetemi da quanto tempo mi seguite nei commenti, si ricorda di un certo canale dal nome Diario Segreto? Ecco, se ve lo ricordate, vi ricordate anche che loro sono soliti fare questi video, diciamo, molto, vogliamo dire, clickbait? Diciamolo, sono tornato a fare le reaction a Diario Segreto perché mi mancavano. Vi dico la verità, stavo cercando video a cui reagire e mi è spuntato sto titolo. Sono stata adottata da una famiglia di figli maschi, quindi è una ragazza, e mi sono detto, ma facciamo tranquillamente un titolo, tanto i miei fan sono abituati. Io sono Anna. Cosa si faceva? Solitamente un saluto ad Anna nei commenti. Ragazzi, mi raccomando. Recente mi sono trovata davanti a una scelta difficile. Cioè? Sarebbe fantastico se ascoltaste la mia storia e... Guarda, siamo qua per questo, cara Anna. Prendere la decisione migliore. Ah, dobbiamo aiutarla? La mia storia e mi aiutasti a prendere la decisione migliore. Certo. Posso contare su di voi, vero? Per forza. Allora cliccate like e iniziamo. L'ho fatto? No, scherzavo, cliccatelo anche voi, eh. Ero una bambina debole e mi ammalavo spesso. No. I miei genitori mi hanno abbandonata. Che schifosi. Credevo che mamma e papà mi avessero lasciata in orfanotrofio dopo aver scoperto che non stavo bene. Madonna, ma che genitori orribili, scusa. Ho passato la maggior parte della mia infanzia in ospedale. Il mio motore andava curato. Il tuo motore? Ma che cos'è, una Transformer sta bambina? È così che chiamavo il mio cuore. Sfortunatamente okay. Aveva qualche problema. Un giorno mi hanno portata in ospedale e la dottoressa mi ha detto che avevo bisogno di un cuore nuovo. Ah, un trapianto, oddio. E poi guarirò e potrò giocare con gli altri bambini. Io ancora in tutto questo sto aspettando la storia di Diario Segreto, raga, ancora non me l'hanno fatta, eh. Dopo un anno di reaction, zero storie su Xiao. Sarà la volta buona? Speriamo. Proprio così, Anna. Ho immaginato una fattoria magica dove allevavano cuori bellissimi e in salute. Magari fosse così, purtroppo non lo è. Tuttavia, la dottoressa mi ha accarezzato la testa con un sorriso triste e ha detto che non era tanto semplice. Beh, perché devi metterti in lista, sperare che qualcuno compatibile, un macello. Dobbiamo trovare il donatore e potrebbero volerci anni, tesoro. Esatto, esatto. Infatti c'è gente che purtroppo, raga, perde la vita per colpa di questa cosa qua. Anche se quel giorno non mi hanno messo un nuovo motore, ho incontrato una persona speciale. Che chi era? La dottoressa? Non riuscivo a dormire. Così. Carinissimo il personaggio. Io ho vagato per i corridoi dell'ospedale e ho visto una bambina della mia stessa età. Greve. Aveva la flebo e stava disegnando dei cavalli. Ok. Ciao, che bel disegno. Vestite identiche, madonna. Cos'è, il kit dell'ospedale? Grazie, adoro andare a cavallo. Anche se ultimamente sono sempre qui. Poverina. Anche io. Ehi, ci scambiamo la flebo? Non so se è una cosa giusta da fare questa... Metto che la mia è meglio. No, non voglio far arrabbiare il mio dottore. Appunto, anche perché chissà cosa c'è nella sua, cioè... Si chiamava Claire. Poi cosa vuol dire ci scambiamo la flebo, raga? Ma che moda è? Siamo diventati... Io ero rimasto a scambiamoci i numeri. Mi sono perso qualcosa. Subito amiche. Esatto. È stata una specie di colpo di fulmine. Beh, oh, tanta roba. E Claire avevamo molto in comune. E da quel giorno siamo diventate inseparabili. È una bella cosa. Per me era come una sorella. Infatti non andavo d'accordo con i bambini dell'orfanotrofio. Quindi, domanda per voi. Se avete migliori amici o migliori amiche, voglio sapere i loro nomi qua sotto nei commenti, ragazzi. Sbizzarriti. Nel giro di poco, la mia amica mi ha detto che sarebbe stata dimessa.
Ah, quindi lei se ne stava per andare, mannaggia. Claire mi ha regalato un disegno e io le ho dato il mio amuleto. È bellissimo, non me lo toglierò mai. Poi quindi si separano, no? Che è tornata a casa dalla sua famiglia e non ci siamo più viste. No, raga, che triste. Con il passare del tempo ho compiuto 16 anni. Madonna, ha passato 16 anni in ospedale? E vivevo ancora in orfanotrofio. Ah, ok, no, vivevo in orfanotrofio, ogni tanto andavo in ospedale, ok. E stavo aspettando il trapianto di cuore. Volevo realizzare il mio sogno, diventare una runner e partecipare alle maratone. Stranamente, però, non poteva correre perché chiaramente se il cuore non regge... Ovviamente, considerando la mia salute, al momento non era possibile. No, perché... Una sera avevo il morale a terra. Stavo passando in rassegna le mie vecchie cose quando ho trovato il disegno. Oddio, il disegno della sua vecchia amica. Disegno di Claire. Oh, ho ripensato a lei. Chissà come stava. Madonna, dopo 16 anni, cioè. L'emozione era tale che ho deciso di cercare la mia amica. Come ha fatto? Ah, su Facebook. Vabbè, ci sta su Instagram. Ormai tanto trovi chiunque. Sfortunatamente non sapevo niente di lei. Scherzavo, forse è stato difficile. Lei, trovarla. A parte il suo nome. Così ho deciso di tentare la fortuna. Che ha fatto? Come Checco Zalone? Ha cercato Claire su internet fino a quando non è rispondata tutta la notte. E ho trovato un sito che aiutava tutti coloro che si erano messi alla ricerca di qualcuno. Ok. Quando mi sono registrata, ho ricevuto una notifica. Mi stavano cercando da mesi. Ma chi? Cavoli, magari è Claire. Non era la mia amica d'infanzia. E chi era? Ma una certa Sandra. Lei non riuscivo a crederci. A quanto pare era mia sorella maggiore. Greve, tipo c'è posta per te ma su diario segreto? Non mi fidavo molto, ma ho deciso di chiamarla comunque. Vabbè, ci sta, dai, magari è una persona carina. Quando Sandra ha sentito la mia voce è stata sopraffatta dalle emozioni. Tra le lacrime mi ha detto una cosa che mi ha lasciata a bocca aperta. E cioè? Anna, si hanno separate da piccole. Ho scoperto della tua esistenza solo quest'anno. Ma com'è possibile? Madonna, ma che genitori ci avevano ste ragazze? Che schifo, cioè. E mi sono messa subito sulle tue tracce. Meno male, è stata carina almeno. I nostri genitori non ci hanno abbandonati. No, no, fanno schifo. Sono morti. Giuro, non volevo, raga, pensavo fossero dei genitori pessimi. Anche se sono dei personaggi inventati, mi sento estremamente in colpa. Io sono stata adottata da una famiglia che vive in un'altra città. Ok. E fino a poco tempo fa non sapevo nulla di tutto questo. Madonna. Cosa? Raga, sembrerà incredibile, ma a quanto ne so, le storie di Diario Segreto sono ispirate a storie vere. Quindi queste cose possono succedere veramente nella vita reale. Mamma e papà erano morti e io li avevo detestati per tutta la vita. Sì, anch'io fino a 2 secondi fa. Non sei sola, cara Anna. Quella notizia mi ha colto impreparata e mi sono sentita male per te. No, io non mi sono sentito male, però un po' mi è venuta la... Un dolore al petto e ho visto tutto nero. Oh no. Ma questo sta svenendo. Il mio motore stava facendo di nuovo i capricci. Ah già, è vero che aveva problemi di cuore. Questo, se si prende un dispiacere, passa a miglior vita, no? Ho dato a Sandra l'indirizzo dell'orfanotrofio e ho chiesto aiuto a un insegnante. Sì. Hanno chiamato subito un'ambulanza e mi hanno portata in ospedale. I dottori mi hanno visitata e hanno detto che avevo bisogno di un intervento d'urgenza. Ma c'era anche una buona notizia. E cioè? Avevano trovato un donatore. Meno male, dopo 16 anni, madonna. L'ultima cosa che ricordo prima dell'intervento sono stati gli occhi gentili del mio chirurgo, il signor Cooper. Grandissimo. Non preoccuparti, Anna, andrà tutto bene. Dopodiché... Quella faccia non mi fa... Non ho visto più niente. Quando mi sono risvegliata, il dottore mi ha detto che l'intervento era andato bene. Quindi avevo un nuovo motore? Congratulazioni, Anna. Ora hai un cuore nuovo. Presto ti riprenderai e potrai fare sport. Avete sentito? Bellissimo. Potevo correre. Grazie, Angelo Custode. Ero convinta che da quel momento la mia vita sarebbe migliorata. Vuoi vedere che tipo la sua donatrice in realtà era la sua vecchia amica, quella da che disegnava i cavalli? Sarebbe una storia distruttiva, raga. Un giorno Sandra è venuta a trovarmi in ospedale. Mia sorella era bellissima. Vero, vero, molto carina. All'orfanotrofio mi hanno informata del tuo intervento e mi sono subito precipitata qui. Poi mi ha detto che quando aveva compiuto 18 anni i suoi gli avevano detto che i nostri genitori biologici erano morti. Cioè, queste per 18 anni non hanno saputo la verità, madonna. Non conoscevano i dettagli. Ma quel giorno lei ha deciso che doveva scoprire che cos'era successo. Mi aiuti? Stavo per dirle di sì. Ma
come mi aiuti? Ma se quella ha appena subito un trapianto di cuore, ma dalle il tempo di riprendersi, scusami. Ma che sorella sei? Quando il dottor Cooper è entrato nella mia stanza. Oh, oh. Aveva sentito la nostra conversazione e ha vietato a Sandra di disturbarmi mentre mi stavo riprendendo dall'intervento. Direi, ma perché è partita sta canzone da paperissima? Anna ha bisogno di riposo totale adesso. Posso sopportare alcuna forma di stress in cui... Le hanno appena cambiato il cuore, madonna, aspetta un attimo. Questo cioè... momento. Mia sorella ha capito la situazione. Ha detto che mi avrebbe aggiornata su eventuali sviluppi e se n'è andata. E meno male, direi. Ma riprenditi, sorellina. Mentre eri in ospedale, il dottor Cooper mi ha trattata come una figlia. Si è preso cura di me, mi ha portato dei dolcetti e ha cercato di rallegrarmi. Oh, dottor Cooper, bravo ragazzo. Ho capito che cosa voleva ragazzo, dire avere un padre. Abbiamo parlato molto. E un giorno mi ha detto che aveva ben 4 figli. Madonna. Sono... Vabbè, in realtà anche i miei ne hanno 4, io ho 3 sorelle. Sono molto orgoglioso di loro. Ma io e mia moglie abbiamo sempre sognato di avere una femminuccia. Ma sbaglio o sua moglie sembra l'infermiera che quando era piccola... Una ragazza come te, Anna. Non mi dire che adesso l'adottano? Non capivo dove voleva arrivare. Ma in realtà l'hanno capito tutti, però Anna ci sta, ti hanno appena cambiato il cuore. Va bene, sei un po' stordita. Il giorno in cui avrebbero dovuto dimettermi, il dottor Cooper è entrato nella mia stanza con dei palloncini in mano. Perché l'aveva adottata. E ha detto che voleva adottarmi. Non riuscivo a crederci. Bellissimo. Stavo bene, avevo una sorella e ora anche una nuova famiglia. Però non mi sembra, sembra tutto bello. C'è qualcosa che secondo me... Era tutto ciò che avevo sempre sognato. Ho scritto a Sandra per darle la buona notizia. E ho fatto le valigie. Così, invece di andare in orfanotrofio... Oh, bella casa, sembra la mia su Brookhaven. Solo su Brookhaven, perché nella vita reale, ahimè. Proprio sono andata nella mia nuova casa. Era grande e bellissima. La mia stanza sembrava quella di una principessa. Addirittura. Tuttavia, ho notato quasi subito che c'erano dei problemi. I figli maschi... Qualcosa non andava per il verso giusto. E cioè? La mia mamma adottiva non usciva dalla sua stanza. Madonna. E non parlava con nessuno. Viveva nel suo mondo. Okay. Mia moglie è un po' depressa. Dalle un po' di tempo e si riprenderà. I miei fratelli adottivi erano i peggiori. Ovviamente. Tutti loro, dal più piccolo Richard al più grande John, volevano che me ne andassi. Madonna, cioè... Non cercavano nemmeno di nasconderlo. Anna, o come ti chiami? Ti abbiamo avvisata, vattene o te ne pentirai. E la madonna, cos'è? Ma cioè... Che faccia tosta, non avevo fatto niente. Appunto. Al contrario, ho provato a essere gentile e aiutavo in casa. Non è finita bene. Un giorno stavo pulendo la stanza di Richard quando l'ho incontrato e mi ha strappato il suo coniglio di peluche dalle mani. Non toccarlo. Questo coniglio è un regalo di una persona speciale. Vabbè, ma... Non potrai mai sostituirla. Lascia perdere. In che senso? Ma chi? Non stavo cercando di sostituire nessuno. Ha detto che non avevano figlie femmine. Ho provato a fare qualche domanda ai miei fratelli, ma nessuno di loro ha voluto spiegarmi niente. Mi hanno guardata con aria accusatoria e mi hanno presa di mira. Non mi dire che avevano una sorella che non c'è più. Boh, vuoi vedere che questi sono i fratelli di Claire? È troppo complicata questa storia. Pensa, ho deciso di arrendermi. Non dovevo piacergli per forza. Il giusto. Mio nuovo papà mi adorava e mi viziava. Mi ha rifatto il guardaroba, mi ha regalato tantissimi gioielli e mi ha pure preso bello. Un telefono nuovo di pacca. In orfanotrofio potevo solamente sognarmi quello. E beh, direi, nel senso. Uscivamo tutti fine settimana. Un giorno. Lei vestita sempre dall'ospedale, comunque. Gli ha rifatto il guardaroba, però la tuta è sempre quella. Papà mi ha proposto di andare a equitazione. I cavalli. In realtà volevo diventare una runner. Ma mi piacciono anche i cavalli. Fantastico, allora. Dobbiamo festeggiare. E mo incontra palesemente la sua amica. Secondo me dovresti cambiare acconciatura. Ma perché no? Siamo andati dal parrucchiere e papà ha descritto il nuovo taglio. Ah, tutto papà fa, va bene. Cioè questa praticamente da barbona, figlia viziata, 2 secondi. Un'ora dopo mi sono guardata allo specchio. Bello. E non riuscivo a riconoscermi. Erano letteralmente i capelli di prima tirati indietro con le ciocche azzurre. Però va bene, cambio di identità proprio. Mi ero trasformata in un'altra persona. Andare a cavallo mi veniva naturale. Padroneggiavo con... Palesemente i capelli, perché c'aveva la coda, giustamente. Con facilità le tecniche di base. E ho persino partecipato ad alcune competizioni per principianti. Tuttavia, siccome volevo diventare una runner, non ero così entusiasta. Corri, cioè... Non potevo lasciare equitazione perché temevo di ferire i sentimenti di papà. Ah, beh, certo, aveva paura di deluderlo. E poi i capelli non ce li tingiamo più. Un giorno sono tornata dall'allenamento. Greve. E ho incontrato la mia mamma adottiva. Dopo un anno, tipo. Finalmente era uscita dalla sua stanza. La signora Cooper mi ha guardata come se avesse visto un fantasma. E poi mi ha abbracciata.
un po' pimpolare. I capelli, i vestiti. Non può essere. La mia bambina è tornata da me. Oh mio Dio, non mi dire che suo padre l'ha trasformata come la vecchia figlia. Oh mio Dio. Non sapevo che cosa fosse cambiato, ma dopo quell'accaduto è diventata un'altra persona. Ha smesso di chiudersi per giorni nella sua stanza. Mi sa che il chirurgo ci sta nascondendo qualcosina, eh. Sembrava felice e mi viziava come papà. E Madonna. I miei fratelli adottivi odiavano questa situazione. Direi. E non si facevano problemi a dimostrarlo. Patetica, sei così falsa, Anna. Ormai mi ero... Quella non aveva fatto niente, questi la odiavano. Ho trovato il loro atteggiamento e ho cercato di ignorarli. Ma non riuscivo a liberarmi della sensazione che c'era qualcosa di sbagliato. Sì, ovviamente. Ho deciso di chiamare Sandra per chiederle come stavano andando le sue indagini. Le parole di mia sorella mi hanno fatta preoccupare. E cioè? Anna, ho scoperto una cosa assurda. Non posso dirti niente per telefono. Vediamoci in pizzeria domani e... Madonna, cos'è, una mafiosa? Parliamone di persona. Ho accettato e ho messo via il telefono. Ma poi ho visto papà e ho capito che aveva ascoltato la mia conversazione. Aia. Che vedi domani? Sandra, a quanto pare ha scoperto... Ah, ecco perché lui l'aveva trattata male anche in ospedale. E noi pensavamo che fosse per il trapianto, ma secondo me non vuole che scopra la verità. Qualcosa di importante sulla morte dei nostri genitori. Non puoi uscire. Non mi fido di lei, ma ok. Ah, ha detto ok. Il giorno seguente stavo per andare in pizzeria quando papà mi ha fermata. Appunto. Anna, aspetta. Ho fatto qualche ricerca su Sandra e ho scoperto che è una truffatrice. Ma che cosa stai dicendo, guarda? Viaggia per il paese, contatta gli orfani e dice di essere imparentata con loro per derubarli. Ma che cazzo? Non volevo credere a papà, ma poi mi ha mostrato le indagini della polizia. Cosa? A quanto pare era una sospettata. Ma veramente? Ho un amico poliziotto che mi ha aiutato a reperire alcune informazioni su Sandra. Mi dispiace, Anna. Non lo so, Rick. Ma quella truffatrice non è tua sorella. Riusciti a crederci? No, per niente. Come aveva potuto approfittare della mia tragedia? Era senza vergogna. Non ero lo so. Fuori di me. E gli ho scritto un messaggio per mandarla all'inferno. Ora che abbiamo chiarito, ho una sorpresa per te, tesoro. Questo si è comprato sua figlia con i soldi. Secondo me la viziava per nascondere. È iscritta a un torneo nazionale di equitazione. Ma ancora questi cavalli, basta. Ora ho capito. Claire, la sua amica da piccola, era la figlia del dottore, che secondo me le è successo qualcosa. E la moglie, quindi la mamma di Claire, è andata in depressione per colpa di questa cosa. Adesso il marito, il dottore, il chirurgo, si è fatto tipo la missione della vita, che deve riportare sua figlia alla madre. Perché altrimenti sta passione per i cavalli non si spiega. Non ero per niente contento. Perché se quella vuole correre e tu continui a ribattere questi cavalli... E ho capito che era arrivato il momento di parlargli. Gli ho spiegato che sarei diventata un'atleta, proprio come avevo sempre desiderato. Ma per qualche motivo papà credeva che stessi scherzando. Ovviamente. Bella questa. Sappiamo entrambi che non riusciresti a vivere senza i cavalli. Ma quando mai l'ha detto? Papà si stava comportando in modo molto... Sono pazzi tutti, secondo molto me. Molto strano, proprio come tutti gli altri membri della famiglia. Poco dopo, i miei fratelli adottivi sono venuti nella mia stanza e hanno detto una cosa che mi ha sconvolta. Cioè, dimmi che le hanno detto la verità. Dobbiamo parlare, Anna. Ecco, forse hanno capito che fare gli arroganti non è la soluzione, mai nella vita. Avete intenzione di minacciarmi di nuovo? No, siamo venuti ad avvertirti. I nostri genitori ci hanno detto di tenere la bocca chiusa. Ma dovresti sapere che avevamo una sorella della tua stessa età. Esatto. Le volevamo un bene dell'anima, ma sfortunatamente non stava bene. Ecco. E di recente è scomparsa. John mi ha detto che erano quasi impazziti dal dolore. E quindi Claire, la sua vecchia amica, la bambina. E che i miei genitori adottivi avevano deciso di adottarmi per trasformarmi nell'esatta copia della figlia. Che gente allucinante. Sei una brava ragazza, Anna. Eh sì, diteglielo ora, dopo 6 anni di boh. Non sostituirai mai Claire. Ci dispiace per averti trattata in quel modo. Ma se non vuoi vivere all'ombra di Claire per il resto della tua esistenza, allora ti conviene andartene. Madonna, la stanno cacciando, poverina. Ma quella viene dall'orfanotrofio, dove se ne dovrebbe andare, scusa? Mi sembrava una follia. Ovviamente non credevo a una singola parola di quello che mi avevano detto. Invece dovresti. Probabilmente era l'ennesimo trucchetto per cercare di fregarmi. Li ho cacciati subito e ho sbattuto la porta così forte che è caduto un quadro dal... Madonna. Quando l'ho raccolto, ho trovato un nascondiglio sotto una delle assi di... Ma che cos'è, una casa horror? Il pavimento. Strano. Ho estratto una scatola e l'ho aperta. Dentro c'era l'amuleto. I disegni. L'amuleto che avevo regalato a Claire. Riuscite a crederci?
C'erano anche alcune foto della mia amica all'ippodromo. Madonna, uguale! Indossava i miei stessi vestiti. Persino i nostri capelli erano identici. Mi è sembrato... due gemelle. Di impazzire. I Cooper erano la famiglia di Claire. I suoi fratelli avevano ragione. I suoi genitori volevano trasformarmi in una copia della figlia. Ecco perché si spiega che la mamma le ha detto la mia bambina è tornata. Ho sentito un brivido lungo la schiena. Ho realizzato... che non avrei più rivisto Claire. Ma la sorella in tutto questo, cioè, non le ha detto niente, così ha preso il messaggio. Ah, ok, mia sorella pensa che sono una truffatrice. Va bene, non le parlo più. Sono scoppiata in lacrime. All'improvviso mi ha vibrato il telefono. Era Sandra. Meno male, ok, l'abbiamo chiamata, raga. Con lei era l'ultima cosa che volevo. Ti prego, lasciami in pace. Il signor Cooper mi ha detto che sei una patetica bugiarda. Ma ancora che credi a quello? Scusami, ma ti ha appena... vabbè. E tu credi a quella carogna? Esatto. Che ha mentito perché ha scoperto il suo terribile segreto. Anna, i nostri genitori sono morti in un incidente. E la colpa è del signor Cooper. Cosa? Girava la testa. Se era così per davvero, allora il dottor Cooper era un pazzo. Sì, già penso che non è che era solo per quello in realtà. Uno che vuole clonare sua figlia. Ha gelato il sangue nelle vene. Anna, non preoccuparti. Adesso arrivo e ti porto via da quella casa di matti. Ok. Ho messo via il telefono e ho iniziato a fare le valigie di corsa. Non lo so in realtà se ti conviene fare le valigie. Scappa e basta. Volevo uscire di lì il prima possibile. Ma poi mio padre adottivo è entrato nella stanza. Dagli un pugno. Ha visto quello che stavo facendo e ha capito tutto. Stammi lontano, so tutto. Sei un pazzo. Sì. Anna, dobbiamo parlare. Ma non mi dire. Tra e tua sorella. Ho mentito perché temevo che ti avrebbe detto la verità e che... sì, l'ha fatto. Che te ne saresti andata. È arrivato il momento di dirti come stanno le cose. È successo tutto parecchi anni fa. Mi avevano chiamato in ospedale per un intervento d'urgenza, quindi ero di fretta. Stava piovendo. L'auto dei tuoi genitori è apparsa dal nulla e... è capitato. Cioè, tu immaginati che questo qua praticamente... e come ha fatto a... Ha detto che lo hanno dichiarato non colpevole, ma che si sentiva malissimo perché aveva saputo che i miei avevano due figlie. Come ha fatto a dichiararlo non colpevole? Ma che legge c'è in quella città? Una di loro era stata adottata subito, ma l'altra soffriva di pessima salute. E lei? E così era finita in orfanotrofio. Ti ho sempre tenuta d'occhio da lontano. E so anche che eri amica di mia figlia, Claire, la nostra piccola principessa. Io e mia moglie avevamo desiderato tanto una figlia. Che storia incredibile comunque, raga, allucinante questa roba, eh? Ma Claire era sempre in ospedale per via della sua salute cagionevole. È morta il giorno in cui ti hanno ricoverata. Madonna. In questo momento il tuo corpo sta battendo il suo cuore. Come pensavo, è stata la ragazza per... cosa? Ero talmente scioccata che non riuscivo a spiccicare parola. Wow. Si sono riempiti gli occhi di lacrime. Wow. Mi è dispiaciuto tantissimo per i Cooper. Il dottore è rimasto in silenzio per un po' e poi ha ripreso. Mi sono affezionata a te e ho deciso di adottarti. Sì, ma non clonare tua figlia, c'è comunque un'altra persona. Così il cuore di Claire sarebbe tornato a casa. Speravo che la nostra famiglia superasse il lutto. Sì, non così, ma vabbè. Tuttavia non avrei dovuto trasformarti in Claire. Eh beh. Scusami, Anna, tu sei un'altra persona. In quel momento qualcuno ha bussato alla porta. Eccoci qua, mo quella con una pistola. Abbiamo aperto e ho visto Sandra. Porto via mia sorella, mi occuperò io di lei ora. Alt, mo lei dice no, dai, rimango con loro. Hanno solo ammesso di essere pazzi, quindi va bene. Dottor Cooper, quello che lei ha fatto è imperdonabile. Anna, vuoi andartene per davvero? Sì. Credo che sarebbe meglio per tutti. Non mi ha fermato. Greve, se n'è andata. E ha firmato tutti i documenti necessari. Ho salutato i Cooper e mi sono trasferita da mia sorella. Come ha fatto? Sembrano comunque blu qua i tuoi capelli, ma vabbè. Sono tornata al mio vecchio taglio di capelli. E finalmente Cooper... raga, ma... mi sono trasferita da mia sorella. Ma guarda... sono tornata... sono azzurri qua sotto. Al mio vecchio taglio di capelli. E e poi qua no. Finalmente ho iniziato a correre. Ero di nuovo me stessa. Io e Sandra ci siamo avvicinate molto. E la vita è tornata alla normalità. Ma recentemente ho incontrato John e Richard. Greve. Mi hanno detto che da quando me n'ero andata, i signori Cooper erano caduti di nuovo in depressione. Eh beh. Ci manchi, Anna. Ma come ci manchi? L'avete torturata? Mi dispiace se siamo stati egoisti. Ti prego, torna a casa. Ricominciamo da zero. Non sapevo che cosa dire. Da una parte voglio molto bene a quella famiglia e gli devo molto.
Ma dall'altra, il dottor Cooper mi ha mentito per diverso tempo. E infatti io non ci tornerei mai. Che cosa dovrei fare? Ad ogni modo, mi ricorderò per sempre di Claire. Questo disegno ha cambiato tipo sei volte. Tipo, prima era solo la testa, poi solo il busto, mo' tutto il cavallo. E sarò sempre grata di aver ricevuto il suo cuore. Per favore, scrivete il vostro consiglio nei commenti qui sotto. E non dimenticate di lasciare like. E iscrivervi anche. Allora, raga, non saprei. Io personalmente rimarrei con mia sorella Sandra, tranquilla. Poi non lo so. Voi che cosa dite? Fatemelo sapere nei commenti. Io da quei pazzi non ci tornerei, nel dubbio. Ragazzi, in questi giorni la parola d'ordine è cappello, perché i miei capelli non ne vogliono sentire di collaborare. Quindi mi sveglio la mattina che c'ho praticamente una specie di albero in testa. Ma vabbè, non siamo qui per parlare di questo. Come sempre, ormai reaction a Diario Segreto sono diventati il nostro pane quotidiano. Vi invito a lasciare mi piace, commentare ed iscrivervi. Iniziamo, raga, sembrava incredibile, ma siamo quasi al milione. Io non ci posso ancora credere, manca pochissimo, eh. Allora, in realtà vi dico la verità, io questo video l'ho scelto non tanto per chissà quale motivo, perché potessi farci un video, ma perché il titolo in sé del video, raga, fa ridere. Cioè, la mamma mi paga per farmi stare zitta. Cioè, praticamente questa qua immagino sia una figlia e sua madre la paga per non farla parlare. Cioè, questa roba fa un po' paura. Come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi a Diario Segreto e a lasciare like al video, perché comunque se facciamo queste reaction è anche grazie a loro, quindi i meriti giustamente dobbiamo darli a loro. Andiamo, vediamo questo video. Non so cosa aspettarmi, ma oh, siamo qua per questo. Vediamo. Sì, cavoli, la notte è giovane, ragazze. Iniziamo malissimo con sì cavoli. Vabbè, un cartone animato è questo video. Grazie per avermi aiutato a scappare da mio papà. Quindi tre ragazze problematiche mi sa che ci abbiamo qua, eh. È troppo antipatico e non mi lascia mai fare niente di divertente. Vabbè, classico genitori severi. Capisco. Di niente, tesoro. Tuo padre si comporta come un goblin cattivo. Ma che poi sbaglio o la ragazza centrale ha gli stessi orecchini della ragazza dello scorso video? Chiedo, eh. In quel momento il padre della mia amica May è apparso dal nulla. In discoteca, ma com'è possibile? Scusatemi. Ed era furibondo. Ops, che strano, vero? Ho un goblin cattivo. Sì, ha sentito pure l'insulto. Effettivamente potrebbe essere un problema. Io? May, ce ne andiamo. Non va da nessuna parte. May ha bisogno di sbagarsi un po'. Ma com'è possibile? Non permetterti di dirmi come crescere mia figlia. Sì, anche perché nel senso capisco tutto, però. Ecco fatto. Il divertimento era finito. I nostri genitori litigavano di brutto ogni volta che si incontravano. Probabilmente vi starete chiedendo che cosa avete appena assistito, giusto? Sì, perché non ci ho capito assolutamente niente. Pensavo fosse un mio problema, ma proprio è il video, ok? Torniamo un attimo indietro e partiamo dall'inizio. Ciao, io sono Norma. Ciao Norma, nei commenti, raga, come sempre. Mia mamma sembrava molto più giovane della sua età, quindi okay. Spesso ci scambiavamo. Ah, ok, quindi lei non era un'amica delle tre? Non ci posso credere, aspetta, quindi il padre della ragazza prima poco fa ha parlato con una madre? What the fuck? Raga, ho capito che per queste reaction è meglio mettere la cam sotto, se no le facce non si vedono mai, quindi. Chiamano per sorelle, non c'è da stupirsi. Insomma, guardate. Sì, sembrava giovane. Infatti, giuro, raga, la prima impressione è stata quella. Dici, anche per me. Se devo essere sincera, lei aveva fatto un sacco di interventi estetici. Ah, ecco, è diventata una mummia. Mi ha chiesto di non dirlo a nessuno, quindi acqua in bocca, ok? Ma lei ha appena... vabbè. Mamma non assomigliava soltanto a una mia amica, ma si comportava anche come tale. Non mi ha mai detto di no e non mi ha mai imposto delle regole da seguire. Ma che significa si comportava con... Anzi, facevamo festa insieme. Aveva così... Oh, magari ad averla la mamma così, scusami, che ti porta in discoteca. Così tanti ammiratori che ho perso il conto. Ok, questa è una cosa sbagliata. Ad ogni modo, la mamma li rifiutava tutti. Allora, vabbè, ci sta. Stava cercando qualcuno che avesse un bel conto in banca. Non ci sta per niente. Ogni volta dico ci sta e subito dopo non ci sta. Forse è meglio aspettare di fare la frase completa. Ti capite cosa intendo? La mia migliore amica, May, viveva accanto a noi. E indovina un po', il padre era ricco. Vuoi vedere? Suo padre era l'opposto di mia madre. Il signor Simons era iperprotettivo nei confronti della figlia. Okay. Ovviamente litigava sempre con la mamma perché avevano un approccio molto diverso. Abbiamo ricevuto di nuovo i fiori di un tuo ammiratore, Nancy. Vedremo mai una fine? Greve. Bla bla bla, vai al diavolo questa... Madonna. Feste. A volte penso che no... Che quindi diciamo che la mamma di sta ragazza non vuole crescere mai. Ok. I nostri genitori siano matti.
Questo è poco ma sicuro. Un giorno il papà di May l'ha messa nuovamente in punizione per tutto il fine settimana. Madonna. Era un peccato. Infatti avevamo già comprato i biglietti per un concerto. Tuttavia la mamma ha trovato un modo per aiutarci. Ha bussato alla porta dei nostri vicini e ha distratto il signor Simons. Ma come l'ha distratto? Ma questa è una pazza. Così che May potesse svignarsela dalla finestra. Non ci credo. E poi siamo andate al concerto tutte e tre insieme. Sfortunatamente il padre della mia amica ci ha... Sì, anche perché non so se lo sai, ma se un papà non vede in casa la figlia, due domande se le fa, non è che c'è... Trovate subito. Avete già visto cosa è successo all'inizio del video. Esatto. L'incidente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Infatti il papà di May le ha vietato di essermi amica per colpa della mamma. Madonna. Siamo rimasti comunque in contatto. Tuttavia, se pensate che quella è la cosa peggiore che potesse capitarci... Ah, è peggio, ha fatto di peggio? Allora vi state sbagliando di grosso. Bellissimo. Tutto è iniziato il giorno del compleanno della mamma. Non voleva festeggiare la... Il 21... Non si sa di che mese. Vecchiaia. Così non ha organizzato nulla. Nemmeno io. Ah, ho capito. Quindi questo praticamente è un nuovo metodo per non invecchiare. Semplicemente non festeggi il compleanno. Quindi così, facendo così, tu arrivi ad 80 anni che ne dimostri 15. Buona a sapersi. Visto che con i video di Diario Segreto si scoprono anche nuove cose. Che sapevo quanti anni aveste, riuscite a crederci? Mi sento ancora una diciottenne. Cosa? Nemmeno io sapevo quanti anni aveste, riuscite a crederci? No. Mi sento ancora una diciottenne, tesoro. Quel giorno ha ricevuto dei regali solo dai suoi ammiratori. Perché chiaro. Non avevamo nessun familiare. Ma io sapevo che il padre della mamma era ancora vivo. Così un giorno le ho chiesto di parlarmene. Okay. La mamma mi ha detto che il nonno, quando era giovane, era diventato un musicista hippie. Un musicista hippie, quindi tipo, ok. E che ora viaggiava per il mondo con la sua roulotte e suonava i concerti. Ok. Abbiamo... Beh, figo. Perso i contatti prima che tu nascessi. Questa è l'unica cosa... Comunque la musica sotto non la sto capendo, ma... Che mi resta di lui? Mi ha mostrato un poster del nonno con in mano una chitarra. Il suo nome d'arte era Forever Young Joe. Forever Young Joe. Ecco da dove aveva preso. Forever Young, per sempre giovane. Ecco perché alla mamma interessava così tanto la sua età. Quella sera è uscita. E quando è tornata a casa era raggiante. Perché? Oh, Norma, ho incontrato il mio uomo ideale. Osvaldo verrà a cena domani. Osvaldo, fammi indovinare, ricco sfondato? Molto probabile. Il problema era che quell'uomo non frequentava le madri. Così la mamma mi ha chiesto di fingere di essere sua... Non ci credo. ...sorella e di chiamarla Nancy. Comunque, okay. Oswald crede che io abbia 20 anni, quindi... Sì, tutti l'abbiamo creduto in realtà fino ad ora, però... E acqua in bocca. L'uomo ideale della mamma era ricco sfondato. Certo. Ovviamente. Ad aspettarselo. Guarda la Lamborghini. Era abbastanza vecchio da poter essere... Che è successo, raga? Aspetta, era abbastanza... Sfondato. C'era ad aspettarselo. Era abbastanza vecchio da poter essere mio nonno. Madonna, quindi proprio lì apposta te lo sposi, aspetti che muore e ti lascia l'eredità. La mamma era sveglia. Ci sta. E a giudicare dal suo aspetto sembrava che avesse assistito all'estinzione dei dinosauri. Madonna. Tuttavia, ho fatto quello che mi ha chiesto la mamma. E la cena si è conclusa senza intoppi. Ok. Nancy, mi hai rubato il cuore. Non lo so in realtà, credo... Secondo me il portafogli, ma vabbè. Odio amarti. Quel romantico vecchietto ha quasi perso la dentiera quando ha baciato la mano della mamma. Poco dopo la mamma mi ha dato una notizia terribile. E cioè? Tesoro, fai le valigie. Ci trasferiamo nella villa di Oswald. Oh mio Dio. Non è fantastico? No, per niente. No, non lo era affatto. Esatto. Oswald viveva nella città vicina. Non volevo perdere May. Sì, vabbè, tanto quella era imprigionata da suo padre. Un altro bello lì. Che la mia amica era sconvolta. Mi mancherai da morire. E il signor Simons era al settimo cielo. Ma si sta piangendo? Ma che... Non sono mai stato... Ah, stavo piangendo dalla felicità, madonna, cioè... Tanto felice. Ma mi sembra troppo, cioè... Quando siamo arrivate alla villa, ho fatto l'ennesima scoperta spiacevole. Sto parlando di Harry. Era il nipote... Come sempre. ...di Oswald. Ed era anche il ragazzo più antipatico del mondo. Che chiaramente non la voleva tra i piedi perché voleva tutta la ricchezza per lui. Un classico. Voleva che ce ne andassimo. È chiaro che siete due Sembra Gianmarco Zagato, questo... ...ampicatrici sociali. Tua sorella si è presa una cotta per il portafoglio di mio nonno. E non aveva tutti i torti. L'unico torto che aveva è che non era la sorella ma la madre. Ma vabbè, quella è un'altra storia. Mia sorella?
Sì, Nancy. Oh, certo, mia sorella, giusto? Harry ha fatto di tutto per trasformare la mia vita in un inferno. Mi prendeva in giro, nascondeva le mie cose e faceva qualsiasi cosa pur di rovinarmi l'umore. Che bella educazione che c'ha Harry. Dov'è il mio telefono? Non ho sentito la sveglia e sono in ritardo per la scuola. Madonna. Non ne ho idea. Hai guardato nel cestino? L'hai buttato via? Puoi sempre fare le valigie e tornare a casa con tua sorella se non ti va bene. Eh beh. Mi sarebbe piaciuto. Sfortunatamente la mamma si era innamorata. Sì, ma non del vecchio. Non capiva quanto mi sentissi a disagio. Potevo lamentarmi soltanto con May. Ci scrivevamo tutti i giorni. Neanche la mia amica se la passava bene. Suo padre non la lasciava nemmeno uscire di casa. Che bestia però. Dopo l'ennesimo litigio con Harry, ho deciso di parlare alla mamma. Mamma, voglio dire, Nancy, non mi piace vivere qui. Possiamo tornare a casa? Norma, non fare la sciocca. Siamo piene di soldi. Eh certo, questo è l'importante, no? Che schifezza. So io come risollevarti il morale. Ha preso una mazzetta che era chiaramente un regalo di Oswald e me l'ha allungata. Non ci credo, ragazzi, ma che schifo. Prendi questi e vai a divertirti, tesoro. Non disturbarmi e non svelare a nessuno il nostro segreto. Sì, proprio della serie, stai zitto, no? Vai, prenditi i soldi. Io vado in... Ecco da dove viene il titolo, quindi la mamma mi paga per farmi stare zitta. Cioè, tipo... Perché con Oswald? Dov'è che va? E non svelare a nessuno il nostro segreto. Io vado in barca con Oswald. Ti voglio bene. Fantastico. La mamma stava comprando il mio silenzio. Ma cosa fa? Ma che pazza quella, butta i soldi. Ma almeno usali, no? Ha pallottolato le banconote e stavo per tirargliele dietro. Fuori di testa. Quando Mike è arrivato all'improvviso. Chi è ora questo? Era il giardiniere della villa. Che cosa fai? Gioco a baseball con una palla di banconote, non è evidente? Gli ho risposto male perché ero di pessimo umore. Sì, appunto. Fortunatamente Mike era un ragazzo alla mano ed è scoppiato a ridere. Sei divertente, buona questa. Mi ha invitata a uscire con lui e con i suoi amici. A caso, completamente. Beh, non avevo altri impegni, così ho accettato. Più tardi ci siamo incontrati in città. Volevo giocare a laser tag e ho trascinato lì i miei nuovi amici. Ma per qualche strano motivo hanno esitato. Ma l'ha preso mano nella... Non ho capito. Norma, è meglio se facciamo una passeggiata. Non possiamo permettercelo. Avevo... Ma quella è piena di soldi! Avevo le tasche piene di banconote. Così... Sì, che aveva prima pallottolato e ora sono liscissime. Ti ho offerto io. E ci siamo divertiti un mondo. Più tardi ho pagato la pizza a tutti. È in quel momento che ho incontrato... Madonna, questo qua veramente l'ha... Perché stai spendendo i soldi di mio nonno per questi falliti? Ma ci sarai, guarda. Vai al diavolo, Harry, non rovinarci l'appetito. Non gli ho dato ascolto. E sono uscita con i miei nuovi amici tutte le sere. Beh. A un certo punto ho iniziato a pensare che mi piacesse Mike. Ecco. Ho chiamato la mia amica e gliene ho parlato. Vivere qui non è poi così male. Se io e Mike diventassimo una coppia, sarei felice di rimanere da Oswald. Harry ha sentito la nostra conversazione e si è messo a parlare male di Mike. Svegliati, Norma. Esce con te solo per i soldi. Ma non è che sono tutti così, eh? Bla bla bla. Lo diceva solo per darmi fastidio. Chiaro. L'ho ignorato. Harry ha detto che lo avrebbe dimostrato e se n'è andato. Poco dopo è tornato e mi ha mostrato un video sul telefono. Aveva registrato di nascosto una chiacchierata con Mike. Dai, ci siamo solo noi. Ammettilo. Lo so che pensi che Norma sia una stupida ingenua e che esci con lei solo per i soldi. Non ci credo. Amico, hai indovinato? Ma come hai indovinato? Ma chi è che dice una cosa del Norma genere? Norma non è proprio il mio tipo. Harry ha messo via il telefono e mi ha rivolto un sorrisino compiaciuto. Non Visto? Ci credo. Quella piccola carogna se ne pentirà. Ha mandato Mike a quel paese. Mi sentivo comunque malissimo. Non... Ma hanno fatto a botte. Volevo restare lì. Ho chiamato May. E le è venuta una bella idea. E cioè? Devi fare in modo che tua mamma e Oswald si lascino. Dopodiché sarete costretti a tornare a casa. Basta che dici ad Oswald che è sua madre e che ha 726 anni. Che idea geniale. Che sono comunque sempre meno del vecchio, eh. Sapevo esattamente che cosa fare. A cena ho rivelato il segreto di mia madre. Ho detto a Oswald che non eravamo sorelle. Ma vuoi vedere che adesso Oswald lo sa stranamente? E che la mamma sembrava più giovane perché aveva fatto diversi interventi estetici. Non ascoltarla, cara. Ah, invece sì, ok. Norma ha una fervida immaginazione. La mamma ha negato tutto. E ha persino mostrato al suo compagno dei documenti falsi che dimostravano che aveva solo 23 anni. Ma che ca... Ovviamente Oswald non mi ha creduto. Ma qualcun altro sì.
Ovviamente. Allora Nancy è tua mamma e sta mentendo al nonno. Proprio così. Posso aiutarti a smascherarla? Credevo che mi odiassi. Perché vuoi aiutarmi? Perché vuole che ve ne andate, non è chiaro? E questa non lo so se è ottusa o lo fa apposta, raga. Non sono così cattivo come sembro. Ok, d'accordo. Mi sembrava un po' strano. Tuttavia avevo bisogno di una mano. E alla fine ho accettato. Ok. Più tardi ho chiamato May e abbiamo fatto una piccola riunione. Dobbiamo dimostrare che tua madre sta mentendo. Chi conosce la sua vera età? Boh. All'improvviso mi è venuta una brillante idea. Dovevamo parlare con il nonno. Ho trovato il suo poster e l'ho mostrato a May e a Harry. Il poster? Ah! Lui è il padre di mia mamma. Eh sì, ma come lo trovi che quello è un pazzo che si gira tutto il mondo, scusa? Devi convincere Oswald che sta mentendo. Ai miei complici è piaciuto il mio piano. Ora dovevamo solo cercare il nonno. Sì, facile. Ho digitato Forever Young Joe su Google e ho scoperto che avrebbe tenuto un concerto nella mia città natale. Sì, vabbè, che... Scusatemi, Fantastico, andrò al festival. Vengo con te. May ci ha detto che lei era stanca di essere in punizione e che le... Quindi così prende e scappa, vai, andiamo. Mancavano le nostre avventure. Così ha deciso di scappare di casa e di unirsi a noi. Complimenti. Sapevo che alla mamma non sarebbe importato se me ne fossi andata via per un paio di giorni. Soprattutto visto che era arrabbiata con me perché avevo rivelato il suo segreto. Le ho comunque lasciato un biglietto per non farla preoccupare. Più tardi, io, Harry e May abbiamo comprato i biglietti. Okay. E siamo saliti sull'autobus. Pronti per un viaggio on the road? Andiamo! Durante il tragitto Harry è stato stranamente carino. Eh certo, perché quello non vedeva l'ora che te ne andavi con tua madre. Ha condiviso i suoi snack, ci ha raccontato delle storielle interessanti e mi ha offerto la sua spalla per un pisolino. Ma che cosa sto vedendo? Forse non era così terribile come credevo. E il padre di May continuava a chiamarla. Voleva capire dove fosse. Ma ero un po' invidiosa. Infatti la mamma non si preoccupava mai per me in quel... Sì, ma quello è un pazzo, cioè meglio. Alla fine siamo arrivati al festival. Era in uno spazio all'aria aperta. Quanta gente c'è per il nonno di stare? Non avevo mai visto così tante persone tutte insieme. Come facciamo a trovare il nonno in mezzo a questa folla? La fortuna era dalla nostra parte. Ma il nonno con i capelli tinti, raga, questo sono io quando avrò 70 anni, tipo. Quando abbiamo sentito che Forever Young Joe stava per esibirsi, ci siamo avvicinati al palco. È caduto un telefono. A un certo punto mi è caduto il telefono. Recuperarlo era impossibile, c'erano troppe persone. Ovviamente ero sconvolta, ma dovevamo procedere con il piano. Dopo lo spettacolo abbiamo trovato il nonno. Stava facendo gli auto... Oddio, ma quello è Milo, raga. Non ci credo. È il personaggio del video prima. Era un hippie parecchio in gamba. E quando ha scoperto che ero sua nipote era al settimo cielo. Perché la mamma lo aveva escluso dalla sua vita. Io ho parlato del mio problema e gli ho detto che doveva venire con noi per svelare la verità sull'età della mamma. No problem. Non vedo l'ora di rivedere. No problem. E mia figlia. Andate a divertirvi. Io devo finire qui. Ci vediamo alla fermata dell'autobus tra un'ora. Giustamente, un hippie che fa rock va in giro in autobus. Non che ci sia qualcosa di male, ragazzi, però mi aspettavo, non lo so, una roulotte, una motocicletta incredibile. Vabbè, un po' deludente, ma ci sta. Tuttavia, un'ora dopo il nonno non era ancora arrivato. Lo abbiamo trovato di nuovo. Vabbè, tale padre, tale figlia. Stava suonando la chitarra e cantava per i suoi fan. Non sembrava disposto ad andarsene nel giro di poco. Ti sei dimenticato del nostro accordo, nonno? Giusto, scusami, Norma. Ho perso di vista l'orologio. Lo abbiamo trascinato alla pensilina. Ma ogni volta che mi voltavo, il nonno scappava o iniziava a ballare, incurante di ciò che lo circondava. Ma è fuori di testa. Abbiamo passato la giornata intera a inseguirlo. Alla fine ho perso la pazienza e per la rabbia ho dato una spinta a uno stand promozionale. È caduto sulla chitarra di qualcuno e l'ha rotta, ops. Mi sono scusata. Harry ha persino pagato per il danno. Vai, dai, dai, quello esce mazzetto ovunque. Ma i soldi lì, proprio... Che tari erano comunque arrabbiati. Oh mio... Quello... Chi? Harry ha persino pagato per il danno. Ma i rocchettari erano... I rocchettari sono pesanti, Sono comunque arrabbiati. Quella chitarra è autografata dai Metallica. Non ha prezzo. Oh, cavoli. A quanto pare me l'ero presa con i tipi sbagliati. Mi sa. Non sapevo che cosa fare. La sicurezza era impegnata. E il nonno si stava divertendo circondato dai suoi fan. Non guardava nemmeno nella... Che grande nonno lui, Nostra direzione. Ha chiuso gli occhi di colpo. E poi ho sentito una voce familiare. Ehi, perfido goblin! Stai lontano dai ragazzi prima che ti presenti il mio stiletto. Non ho capito, vuole dargli colpi di tacco? La mamma è venuta in mio aiuto. Aveva le scarpe in mano. Mentre il signor Simon sarà accanto a lei imponente.
Sparite dalla mia vista se non volete problemi con la polizia. Dopo aver visto gli adulti, i tipi che ci avevano circondati si sono spaventati, okay, e se ne sono subito andati. I nostri genitori ci hanno spiegato come ci avevano trovati. A quanto pare il signor Simon sarà preoccupatissimo per me. Madonna, questo è veramente ossessionato, ragazzi, Aveva chiamato mia madre. Lei gli aveva detto che eravamo al festival, ma anche lei si era preoccupata perché non rispondevo al telefono. Così hanno unito le forze e sono venuti a cercarci. Anche se il padre di May aveva detto alla figlia che era in punizione, l'ha comunque abbracciata forte. Cavoli, ero preoccupato da matti. Sì, ma perché sei matto, non per altro. Mi ha chiesto perché fossi andata al festival. Le ho parlato con aria colpevole del mio piano di trovare il nonno e ho indicato nella sua direzione. Ora, super responsabile. Ever Young Joe si stava divertendo lì nei paraggi. La mamma era furibonda, non con me, ma con suo padre. È andata da lui e l'ha sgridato urlandogli contro. Sei stato un pessimo padre e sei diventato un pessimo nonno. Perché non hai protetto tua nipote da quei tipi? Avevo di meglio da fare. Tipo ballare, ok. Il nonno ha alzato le spalle e ha continuato a divertirsi. Ecco perché la mamma aveva tagliato i ponti. Non ci credo. Infatti si comportava come un bambino irresponsabile. Sì, non che tua madre sia meglio in realtà. Signor Simons però ci ha accompagnata alla villa. Lungo il tragitto, la mamma ha deciso di confidarsi con me. Tesoro, mi dispiace se ti ho chiesto di fingere di essere mia sorella. Non voglio diventare come mio padre. Ora so che hai bisogno di una mamma e... Quindi torniamo a casa, dai. Non di un'amica. Cambierò, te lo prometto. Ci siamo abbracciate e l'ho perdonata. Quando siamo arrivati, May e suo padre se ne sono andati, mentre io e la mamma siamo entrate nella villa. Ah. Oswald ci stava aspettando. Era la fine. Ne siamo certi? Harry ha subito mostrato un video sul suo telefono. Aveva filmato la nostra conversazione in macchina, riuscite a crederci? Che infame questa. Guarda cosa ho scoperto, nonno. In realtà sono madre e figlia. Questa donna ti ha mentito. Mandala via, sarò io il tuo unico erede. Cosa? Ecco perché Harry aveva cercato di cacciare. Io l'avevo detto che sembrava troppo buono quel tizio. E perché mi aveva aiutato a smascherare la mamma. Temeva di dover condividere. Che schifoso essere umano. Per l'eredità con noi. Non ero arrabbiata con lui, ma ero solo delusa. Perché pensavo che Harry fosse un bravo ragazzo. E invece no. Lo consideravo un amico ormai. Oswald è diventato nero di rabbia e ci ha chiesto una spiegazione. Questa volta la mamma non ha mentito. È vero, Norma è mia figlia. In realtà ho quasi 40 anni e quindi avere un figlio è un grande problema per te, eh? Chi se ne frega? Scelgo di essere una buona madre. Abbiamo fatto le... Sì, dopo 30 anni di fare niente, valigie, però... siamo tornate a casa. Ero felice, perché finalmente la mia vita era tornata alla normalità. Abitavamo di nuovo accanto alla mia migliore amica e sono tornata nella mia vecchia scuola. Tuttavia, qualcosa era cambiato. Il giardiniere? E noi ci siamo accorte che i nostri genitori avevano smesso di litigare. Non ci credo, ma si mettono insieme quei due, anzi, dai. Anzi, ora continuavano a flirtare ed erano sempre insieme. Se i nostri genitori si sposano, noi diventeremo sorelle. Boh. Sarebbe fantastico. Sì, sorellastre. Mi sembrano una bellissima coppia. Tuo padre è troppo serio e mia mamma è troppo spensierata. Pensa che casino allucinante. Insieme sarebbero i genitori perfetti. Voi? Se lo dici tu. Che cosa ne dite? Secondo voi saremmo una bella famiglia? Ma sì, dai, tutto sommato sì. Comunque da questo video, ragazzi, abbiamo capito che i soldi non sono tutto. E mi raccomando, infilatevelo nella vostra bella testolina. Ci vediamo alla prossima. Salutatemi i vostri genitori, visto che si parlava di quelli sto video. Ciao!